ogni tanto la voce si interrompeva dalla commozione, e una delle cose che mi disse quanti ne siamo a Teramo, mi fece notare che lui diceva quanti ne siamo, ma quanti ne siete, quanti ne siamo a Teramo, e io gli dissi guarda Marco saremo circa 56.000, poco meno, e lui mi disse bene, abbracciami tutti i miei concittadini. La cittadinanza onoraria di Marco Pannella pertanto trova in sintesi le seguenti motivazioni. Un politico che ha saputo coniugare le battaglie per i diritti da affermare nel paese con quella per difendere la sua città, per le quali è stato talvolta anche protagonista e fautore. Per l'affetto che ha custodito verso Teramo, sempre lodata ed evidenziando le qualità di territorio e cittadino. Per l'esempio di disinteressata e lungimirante passione civile. Per la carica innovativa della sua visione politica, per la lealtà e l'onestà con cui ha sempre condotto la sua azione. Con queste ragioni e orgogliosi di compiere tale atto, la città e il Consiglio Comunale, in segno di affettuosa gratitudine, di tenero orgoglio e distintiva stima, porgono al nostro illustre concittadino le chiavi della città. E sono fiero di assegnare a Marco Pannella la più alta onorificenza civica. Quando ha saputo di questa cittadinanza, come ha accolto questa notizia? È contento per l'omaggio che gli dà Teramo, è un riconoscimento a cui tiene molto, ma lui tiene soprattutto alla sua eredità politica, che non vada perduta e che si porti avanti. Anche a Teramo il Partito Radicale, viva il Partito Radicale, viva Marco Pannella, che non muoia mai Marco Pannella e soprattutto non muoiano mai le sue idee.